Ciao ragazzi, sono Elena dell'Informa Giovani e vi presento le iniziative per il mese di maggio. Dal 27 al 30 maggio ripensiamo insieme l'Informa Giovani. L'iniziativa, che si svolgerà nell'arco di 4 giornate, sarà un cantiere laboratorio aperto a tutti i giovani e si articolerà su 4 grandi temi: i giovani e il lavoro, trovare alloggio a Milano, la mobilità internazionale giovanile e uno spazio dedicato alle nuove forme di condivisione come bike sharing e co-working, social street e riuso temporaneo. Sono previste diverse novità, apertura serale, nuovi servizi e uno spazio tutto nuovo. E poi tante iniziative collaterali accompagnate dalla musica degli artisti di strada. Da martedì 27 a venerdì 30 maggio all'Informa Giovani in via Dogana 2. Una poltrona per te. Per gli Under 35 le prossime distribuzioni degli inviti per andare a teatro saranno all'Informa Giovani martedì 27 maggio dalle ore 15. Benny Suite al Teatro Ciro Menotti mercoledì 4 giugno alle ore 20. A Parole, Teatro Leonardo da Vinci, sabato 7 giugno alle ore 15. Non chiamatemi maestro, un omaggio a Streller, Teatro Libero venerdì 27 giugno alle ore 18. È possibile ritirare 2 inviti a testa per ciascuno spettacolo a scelta tra quelli proposti, per un massimo di 2 tra le rappresentazioni offerte nelle diverse date di distribuzione. Si potranno anche scegliere gli spettacoli e prenotare i posti in platea dal sito www.unapoltronaperte.it. Light Up. Ti piacerebbe fare qualcosa per gli altri ma non sai come? Vorresti renderti utile e stai cercando uno spazio adeguato per valorizzare le tue capacità? Light Up mette a disposizione all'Informa Giovani un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento ogni lunedì pomeriggio. Per chiedere un appuntamento contatta il servizio CSV Servizi di Promozione, telefono 02 4547 5851. Ti mandiamo quel paese gratis. Continua l'Informa Giovani, lo sportello dedicato al servizio volontario europeo, realizzato in collaborazione con l'associazione Joint. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Prenota un colloquio compilando il form dal sito del Servizio Volontario Europeo. Il prossimo appuntamento è il 13 maggio in 2 fasce orarie, ore 15 e ore 16:30. Mobilitami, accompagnamento e supporto alla progettazione all'Informa Giovani. È un progetto di consulenza e assistenza rivolto alle organizzazioni no profit interessate a conoscere il Servizio Volontario Europeo e le opportunità di scambi internazionali, assistendole nelle procedure necessarie per diventare una hosting organization o per organizzare scambi e corsi di formazione. Lo sportello è organizzato dall'associazione Joint e dal consorzio SIS. La prossima data è il 13 maggio dalle ore 15 alle ore 18. Per concordare un appuntamento, inviare una mail. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito Milano Strada Aperta oppure direttamente allo sportello Artisti di Strada, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Le richieste di iscrizione vanno effettuate entro le ore 15:30. Leva civica regionale. Il Comune di Milano seleziona 16 giovani per i progetti di leva civica regionale. Possono aderire i giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati in Lombardia. Tutte le informazioni dal sito del Comune di Milano. La scadenza è il 16 maggio 2014. Al via i premi Ambrosoli e Marra per tesi sulla corruzione e sul bilancio sociale. Giovani laureati ricercatori nelle università italiane potranno concorrere per i premi di laurea istituiti dal Comune di Milano in memoria dell'avvocato Giorgio Ambrosoli e dell'ex presidente del Consiglio Comunale Giovanni Marra. Scadenza 4 luglio 2014. Bando Restate in Fabbrica. Musica e spettacoli alla Fabbrica del Vapore. La Fabbrica del Vapore diventerà la prossima estate una piazza per concerti, eventi, appuntamenti culturali aggregativi dedicati ai giovani di Milano. Il bando Restare in Fabbrica prevede la concessione gratuita degli spazi dal 13 giugno al 31 luglio ed è rivolta ad aziende, associazioni, enti che operano nel settore dell'organizzazione di eventi culturali, artistici, di spettacolo e intrattenimento, in forma singola ma anche associativa. Il palinsesto proposto, con programmazione quotidiana, dovrà garantire la gratuità per metà degli eventi. Il bando è indicato sul sito del Comune di Milano. Fuori di tesi, presentazione di tesi da parte di giovani laureati organizzato dalla Casa per la Pace di Milano in collaborazione con il Consiglio di Zona 4. Presentano Zaira Mezzadra, Diego Rivera, pittore della rivoluzione sociale nel Messico degli anni 20,
e Giulia Brusati presenta Lingue Migranti e Identità, interviste ai migrati ispanofoni. Il 21 maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 nella sala del Consiglio di Zona 4 di Via Oglio 8. Le informazioni sul sito di Casa per la Pace Milano. Action, mostrami il tuo lato sociale. Contest a premi rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni della provincia di Milano per la realizzazione di una mini clip video della durata massima di 60 secondi per la promozione del volontariato giovanile. Non serve essere per forza dei videomaker per partecipare, è sufficiente riprendere con il proprio smartphone, videocamera, fotocamera un momento di volontariato, un gesto di attenzione verso l'altro, verso l'ambiente, verso la città. Il concorso rientra nell'ambito del progetto Light Up Giovani Volontari, promosso dal Comune di Milano in collaborazione con CSV e Associazione Officine Buone. Scadenza 31 maggio 2014. Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani è tutto, ci rivediamo per le notizie del mese di giugno. Ciao!